Aveva pronunciato che avrebbe abbandonato il suo corpo terreno a 96 anni, per questo la sua scomparsa oggi durante la notte in Italia ha lasciato attoniti i suoi discepoli. Sai Baba era nato nel 1926 a Puttaparthi, nel sud dell'India, dove c'è il suo ashram più grande, che riunisce discepoli da tutto il mondo per brevi soggiorni di meditazione. I suoi fedeli gli riconoscono molti miracoli, ma sicuramente le sue imprese più miracolose sono state le scuole e gli istituti realizzati nelle zone più povere dell'India e la costruzione di un acquedotto che ha permesso di portare acqua potabile nella sua città di Puttaparthi. Nei suoi 85 anni di vita è stato anche accusato di frodi e violenze sessuali. In Italia credo che sia iniziato intorno ai primi devoti sono andati alla fine degli anni 70, comunque diciamo che nell'83 è iniziata ufficialmente l'organizzazione in Italia. Quanti fedeli conta, se ci sta una statistica ufficiale? Quelli iscritti all'organizzazione, quindi che sono attivi, che lavorano nell'organizzazione, sono circa 2000 in Italia. Guardi, siccome la notizia sta rimbalzando da stamattina, ci stiamo tutti organizzando e comunque l'invito a livello nazionale è che tutti i centri e gruppi organizzino ovviamente in giornata, tardo pomeriggio diciamo, e questa è l'indicazione che daremo tutti noi come segreteria nazionale. E ho sentito il presidente nazionale 3 minuti fa, mi diceva, diciamo ai centri di riunirsi verso sera. È chiaro che dopo dipende dalle distanze, eccetera, però per fare un incontro di pagine e di preghiere. Praticamente era un avatar, era la rincarnazione di una coscienza molto evoluta che era venuta a portare l'amore, una frequenza di amore sulla terra. E lui non predicava, non faceva niente, insomma, non è che era una religione, capito? Lui diceva Dio è uno, qualsiasi religione voi siate, va bene.